Riprendiamo l'esempio del proiettile sparato da una montagna che diventa un satellite artificiale della Terra, se viene lanciato con una velocità di sparo molto alta. Infatti, come dice anche il libro Amaldi, un satellite è un proiettile sparato con una velocità tale da non atterrare più. Il satellite in realtà in orbita cade continuamente perché è tirato verso il basso dalla forza peso, cioè dalla forza di gravità della Terra, ma la Terra, avendo una superficie curva, gli sfugge continuamente sotto, impedendogli di atterrare. Vediamo ora che succede se spariamo questo satellite, questo proiettile, con una velocità orizzontale ancora più grande rispetto alla velocità che permette l'orbita circolare. Se aumentiamo ancora più la velocità, l'orbita si allunga e diventa ellittica. Come previsto dalla prima legge di Keplero, viene fuori questa orbita qua. Se poi spariamo il proiettile ancora più velocemente, la sua traiettoria non si chiude più e il satellite si allontana per sempre dalla Terra. Quindi viene fuori prima una parabola e poi un arco di iperbole, un ramo di iperbole. Quindi le orbite dei satelliti o dei corpi celesti in generale, sono le coniche, cioè, le sezioni coniche sarebbero circonferenze, ellissi, parabole e iperboli. Questa è la situazione che si può verificare. La velocità orizzontale minima, per cui un oggetto partendo dalla superficie di un pianeta entra in orbita, con quella velocità orizzontale minima la traiettoria diventa una circonferenza. E il moto è un moto circolare uniforme, ma se noi aumentiamo la velocità di lancio, otteniamo un'orbita ellittica. Se aumentiamo ancora, otteniamo un'orbita parabolica, che è un'orbita che non si chiude più, ma l'oggetto riesce a raggiungere l'infinito. Mentre si allontana dalla Terra, l'oggetto rallenta fino a fermarsi a distanza infinita, cioè perde tutta la sua velocità, la sua energia cinetica, man mano che si allontana. Se poi aumentiamo la velocità di lancio ancora di più, allora otteniamo un ramo di iperbole. L'oggetto si allontana ancora all'infinito, ma mantiene all'infinito una velocità residua. Quindi non perde tutta la sua energia cinetica, ma continua a mantenere una sua velocità anche a distanza praticamente infinita. Newton dimostrò tutte queste cose grazie alla sua legge della gravitazione universale, cioè all'ipotesi che i pianeti, il Sole e più in generale qualsiasi coppia di masse si attraggano con una forza di gravità data da questa formula. Quindi una forza proporzionale alle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza fra le masse. Newton quindi riuscì a dimostrare proprio matematicamente, in modo fisico rigoroso, tutte le leggi di Keplero. La prima legge di Keplero, cioè le orbite dei pianeti sono ellissi, di cui il Sole occupa un fuoco. Ma in realtà dimostrò di più di questo, perché dimostrò che le orbite dei corpi celesti potevano essere anche aperte. Nel caso di stati cosiddetti aperti o slegati, cioè potevano essere anche parabole o rami di iperbole. Quindi in generale Newton dimostrò che le orbite dei corpi celesti sono le coniche, cioè circonferenze, ellissi, parabole e iperboli. Poi Newton dimostrò, sempre matematicamente, grazie ai principi della fisica, anche la seconda legge di Keplero, cioè che i pianeti spazzano aree uguali in tempi uguali. E di conseguenza, affinché le aree siano uguali, vuol dire che i pianeti devono andare più piano quando stanno lontani dal Sole e più veloci quando stanno vicini al Sole. Come si vede anche in questo disegno, il pianeta va, molto più piano quando è lontano dal Sole e molto più veloce quando è vicino al Sole. E infine Newton dimostrò la terza legge di Keplero, cioè che tutti i pianeti hanno, distanze dal Sole diverse e anche periodi di rivoluzione diversi, ma il rapporto tra la distanza media al cubo diviso il periodo al quadrato è una costante che è uguale per tutti i pianeti. Keplero calcolò questa costante, ma non era in grado di spiegare perché veniva quel valore lì, come non era in grado di spiegare per quale motivo il cubo della distanza diviso il quadrato del periodo rimanesse costante. Keplero infatti le sue tre leggi le aveva scoperte, ma non era in grado di darne una spiegazione fisica. Newton invece fu in grado anche di darne una spiegazione fisica precisa e convincente, come vedremo tra poco.